aspetto i primi tre anni di elementare con la merenda con una pizza così. Appunto. Ma poi non ti hanno di compleanni, no? Altre cose, no, io pesavo 70 kg già in quarta elementare. E ora ne peso 70. Ah, ora pesa 70. Okay. Sì, ero proprio una palla. Vabbè. Prima inizio, cioè, io ho fatto tutti i sport, perché ho fatto danza, kickbox, piscina, rugby. Ho fatto di tutto. Dai, fatti 1000 metri. Però io non mi convincevano. La palestra mi era piaciuta quando ero piccolo, però non mi piace. Ciao, quindi così appena iniziato la palestra proprio ho voluto cambiare. Anche danza però era molto bella. Però, cioè, grazie a lui, anche quella, sì. No, lui si allena anche da solo. Però sei un buon motivatore comunque. Quello assolutamente. Ma lui è proprio cambiato, lui era un altro... Non puoi capire, ho fatto una trasformazione. 70 kg in quarta elementare e credo il mio massimo era tipo 80. Ah, quando ho iniziato a palestra, credo che usavo sui tipo 85. Ma che alto? Ed ero alto 1,70 m. Vabbè, ma con... Forse anche tu, forse di me. Però no, 1,70 m. Dovresti pesare adesso qui 75, eh. Cioè 70. Sei 15 sì. Però non avevo massa muscolare perché avevo appena iniziato la palestra. Quindi proprio si vedeva che ero grasso. Cioè, visto che io sono polacco e tipo vado in Polonia una volta l'anno, ho tutti i parenti, hanno tutto proprio sono cambiati negli ultimi anni. Sai quei parenti che vedi una volta l'anno? Sì. No, perché adesso non ho potuto più, c'è un bambino, un bambino, no? Andavo qui alla scuola e c'ho un bambino polacco che andava in Polonia. Tu di dove sei? Mi hai detto origine? Dove sei origine? Polacche. Mezzo polacco, mezzo italiano. Perché comunque sono nato in Italia, sono stato i primi anni in Polonia e poi sono tornato qua per l'elementare e tutto. Quindi sei andato là con me? Sì. Scriverlo un po' meno perché si può scrivere in polacco in così lo pure scriviamo adesso un po'. Sì, però parlare sto fluente. Anche in italiano e anche in inglese. Però c'è un certo strano che non sembra che è un po'. Sì. È tipo del no. Del nord Italia. Ok. Oggi per quello l'ho chiesto, sei del problema con le tue andiamo, non sei di qua. Perché poi comunque anche un bel mezzo, perché conosco tre lingue, l'italiano che è simile al latino e il polacco che è simile al russo, quindi se voglio studiare posso fare un po' di lingue. Ah, ecco. Infatti io sto imparando il russo. Infatti vabbè, ora sono fluente in inglese. Che è lo studio che è un po' di chiamato no? Sì, è già però guarda aspetta, c'è una bravo sono venuto qua se vuoi studiare un po' di chiamato c'è un po' di avvocato no? Ah ecco sì, è la volta di studiare perché con l'avvocato di vuole fare saper parlare, la presenza, tutto. Io sono portato per l'ingegneria, per quello che ho sentito. Ah, vabbè, perché io sono simile al mio zio, che è il fratello di mia madre, che ha quanto ora? 33 anni, ed è un ingegnere che lavora per tutto il mondo. E quando guadagna bene il peso, molto simile a lui. Anche la mia propria matematica e dico una professoressa che faceva il matematico era importante in tutta Italia e una professoressa che ha iscritto i professori nella mia scuola a tipo 60-70 anni lei poteva aiutare mia madre su un livello proprio come un ingegnere che comunque allora credo che sia portato
secondo muso? No, mia sorella, però ha 30 anni ora. Vabbè. Quindi siamo tipo 2-11. Ah, ok. Certo. Io non riesco a dire, ma sai, che bella. Uguale, uguale, uguale. Ma proprio... Uguale, uguale. Che lavoro fa lei? Lei in realtà ha lavorato con me, però con tantissimi anni che fa la gente si vede nel mondo. Ma dai, piangi. Adesso si è aperta una macchina di piaggia. Tu vuoi la roccia? Da me perché io non so che qua di mezzo è stato lo stesso. Sì. Non è bello. Ah, bello sì. Dai pure. Allora, io dico così, però mi piace sempre vedere questo vissuto con un altro. Quindi, mi piace tanto ciò che c'è in mare e in modo. Sono sempre qua, però è anche più bello. Arrivo questo. Invece adesso com'è rimesso con la scuola, il lavoro? No, I'm gonna make you mine.
obiettivo? Non riesce più, veniva da sopra, capito?
con rose e una tazza. Non te l'ha detto che prepara? Sicuro mangiate la carne, no? Marta, mi fa un favore? Dopo ti voglio consigliare un libro da leggere. Oh.